Oggi si festeggia il beato Ildefonso Schuster, il monaco divenuto cardinale di Milano. Di famiglia di origine svizzera, Ildefonso Schuster nacque nel 1880 a Roma, anzi in Vaticano, figlio del sarto degli Zuavi pontifici, rimasto senza lavoro dopo la breccia di Porta Pia. Giovanissimo entrò nel monastero benedettino di San Paolo fuori le mura nella capitale. Ordinato sacerdote nell'anno 1904, fu per molti anni maestro dei novizi nello stesso monastero di San Paolo, del quale nel 1918 verrà eletto abate. Per alcuni anni fu visitatore apostolico di seminari, ordini religiosi e diocesi, nelle quali ci fossero questioni da risolvere o situazioni difficili da dipanare. In questo non sempre facile e simpatico compito si distinse per rigidità dei giudizi e per la severità degli interventi. Nel 1929 venne eletto arcivescovo e cardinale di Milano, dei cui seminari qualche anno prima era stato visitatore. La fama della sua inattaccabile severità l'aveva dunque preceduto. Ma avrà modo non tanto di smentirla, quanto di mettere in luce altre doti di umanità e di carità. Profondo conoscitore della liturgia, che aveva insegnato nelle università pontificie, rinnovò le tradizioni liturgiche ambrosiane e, instancabile lavoratore, si impose per la intensità del lavoro pastorale e per la sua vita ascetica. Pur cardinale, con i vantaggi che il titolo gli concedeva, non cessò di essere monaco. Qualcuno lo ha definito un monaco in prestito al mondo. Le sue giornate continuarono ad essere scandite sull'orario del monastero. Agli inizi del suo episcopato, concepì anche la diocesi come una grande abbazia, nella quale la comunità parrocchiale doveva essere anzitutto una comunità di preghiera. Proponeva ai fedeli i tipici moduli della vita del monastero e i fedeli lo seguivano anche attratti dal suo esempio. Ai preti diceva l'orazione prima e la predicazione poi. E lui stesso era un grande maestro di preghiera. Della vita monastica praticò le virtù, quelle dell'austerità e della povertà soprattutto, e voleva che sia l'austerità che la povertà regolassero la propria vita, non solo, ma anche quella degli altri, il clero secolare in particolare, almeno inizialmente, attirandosi per questo scarse simpatie. Visse con estremo rigore la povertà, tanto da poter dire alla fine: "Per le mie mani sono passate centinaia di milioni, ma sono rimasto povero e povero voglio morire." Tradusse la povertà in carità. Di fronte al bisogno degli altri avrebbe dato via tutto. Durante la guerra organizzava aiuti per migliaia di persone, ma certi gesti personali erano noti solo a pochi. Privarsi di un materasso, si era accorto che nel letto ne aveva due per darlo a una famiglia povera. Portare alle monache che vivevano in ristrettezza tutto quello che durante le visite pastorali riceveva in dono dalla gente, o dividere con i preti più poveri della diocesi la sua stessa biancheria personale, erano per lui cose abituali, ma conosciute solo dai beneficiati. E voleva che anche i suoi preti fossero poveri e dediti alla carità. Nell'attività pastorale si era ispirato a San Carlo Borromeo e al cardinale Carlo Ferrari e fece rifiorire le confraternite, le scuole della dottrina cristiana, gli oratori. E come i suoi due santi predecessori, puntò molto sulle visite pastorali e sui sinodi diocesani. In 25 anni visitò le circa 900 parrocchie della diocesi, pensate, per ben 5 volte. Il suo episcopato è stato
un continuo peregrinare. Visitò anche le parrocchie più lontane, i piccoli centri delle valli al confine con la Svizzera, che potevano essere raggiunte solo percorrendo a piedi o a dorso di mulo, mulattiere impervie. In ogni parrocchia diceva la messa, predicava, esaminava i libri parrocchiali, interrogava i bambini del catechismo, li cresimava. Alla fine, come conviene a un buon pastore, conosceva le sue pecorelle e la diocesi anche nelle pieghe più intime e più nascoste. Al termine di ogni visita seguiva generalmente il sinodo diocesano, nel quale si affrontavano i problemi organizzativi della diocesi. Come San Carlo Borromeo, anche Schuster ebbe la sua peste e fu la guerra, la seconda guerra mondiale, tramutatasi poi in una quasi guerra civile. Il cardinale che non volle lasciare la città divenne in quei momenti veramente il padre di tutti. Trasformò l'arcivescovado in centro di raccolta degli aiuti da inviare ai prigionieri di guerra e in ufficio di ricerca dei militari dispersi. Aprì le porte per accogliere affamati, senza tetto, feriti, tanti detenuti politici. Cattolici ed ebrei ottennero la libertà per un suo intervento, come molti perseguitati trovarono rifugio e salvezza in canoniche e conventi. Alla fine della guerra svolse un ruolo di mediazione tra fascisti e tedeschi e partiti del Comitato di Liberazione Nazionale per trattare la resa di Mussolini. Lo stesso impegno mise nella ricostruzione della città a guerra conclusa. La santità della sua vita e l'eroicità delle sue virtù sono state ufficialmente riconosciute da Papa Giovanni Paolo II, che lo ha proclamato beato il 12 maggio del 1996. E allora noi, nella festa del Cardinal Schuster, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Abbiamo bisogno di preti, Signore, ma di preti fatti sul tuo stampo. Non vogliamo sgorbi, non vogliamo occasionali, ma preti autentici, che ci trasmettano te senza mezzi termini, senza ristrettezze, senza paure. Vogliamo preti a tempo pieno, che consacrino ostie, ma soprattutto anime, trasformandole in te. Preti che parlino con la vita, più che con la parola e gli scritti. Preti che spendano il loro sacerdozio anziché studiare di salvaguardarne la dignità. Sai bene, Signore, che l'uomo della strada non è molto cambiato da quello dei tuoi tempi. Ha ancora fame, ha ancora sete, fame e sete di te, che solo tu puoi appagare. Allora donati, preti, stracolmi di te, come un curato d'Ars, preti che sappiano irradiarti, preti che ci diano te. Di questo, solo di questo, noi abbiamo bisogno. Perdona la mia impertinenza. Tieniti i preti dotti, tieniti i preti specializzati, i preti eloquenti, i preti che sanno fare schemi, inchieste, rilievi. A noi, Signore, bastano i preti dal cuore aperto, dalle mani forate, dallo sguardo limpido. Cerchiamo preti che sappiano pregare più che organizzare, preti che sappiano parlare con te, perché quando un prete prega, il popolo è sicuro. Oggi si fanno inchieste, si fanno sondaggi su come sarà, su come la gente vuole il prete. Non ho mai risposto a queste inchieste, ma a te, Signore. Posso e voglio dirlo, il prete io lo voglio impastato di preghiera. Donaci, o Signore, preti dalle ginocchia robuste, che sappiano sostare davanti a te, preti che sappiano adorare, impetrare, espiare, preti che non abbiano altro recapito che il tuo tabernacolo. E dimenticavo, rendici degni di avere tali preti. Amen.